È stata presentata questa mattina alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone la mostra Il fiore della disolazione fantastica, dedicata agli artisti Giuliani, Vito Timmel e Vittorio Bolaffio. Triestino il primo, Goriziano il secondo. L'esposizione pone in luce il diverso approccio artistico dei due pittori moderni. Se il fiore della disolazione germoglia in Bolaffio, sul terreno del realismo proletario, in quell'impegno sociale che lo ha portato a cantare gli ozi e gli affanni dei lavoratori agresti e portuali, in Timmel ha assunto invece dei connotati fantastici. Siamo con l'assessore Luca Fasan, l'assessore alla cultura di Monfalcone. Ecco, ancora un grande evento alla Galleria Espositiva di Monfalcone. Quanto è importante questo progetto espositivo per la città? Stiamo parlando di due importanti artisti giuliani di cui potremo ammirare le opere. È importante per diverse motivazioni. La prima è quella dello sviluppo delle relazioni. L'ho detto più volte, per riuscire ad avere un livello tale nel mondo della cultura e riuscire a posizionare Monfalcone in quello che era il desiderio del sindaco e di tutta l'amministrazione, abbiamo dovuto creare le relazioni. Questa è la seconda mostra che noi facciamo con l'aiuto della Fondazione dei Musei Civici di Venezia. La prima è stata quella di Kandinsky e le Avanguardie, che ha avuto il record di presenze con oltre 13.000 presenze in questa galleria. Questa è la seconda. Questa ha un ulteriore sviluppo, che è quello di essere perfettamente in linea e coerente con quello che sono gli obiettivi per Go 2025. Ed è per questo che noi, nell'ambito dei tre filoni che seguiamo in questa galleria, portiamo avanti con tenacia, con forza e soprattutto con investimento per quanto riguarda la promozione degli artisti locali. Siamo con Daniele Danza, conservatore del Palazzo Ducale di Venezia e curatore della mostra Il fiore della desolazione, ospitata alla Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone. Una mostra importante, una serie di opere di assoluto rilievo. Quali sono i due approcci, che caratterizzano questi due artisti e anche quali punti in comune? Allora, beh, il punto in comune principale, e qui parliamo dal punto di vista pittorico, è che entrambi portano in questi territori, a date precoci, un linguaggio nuovo, moderno, che non sempre era apprezzato, perché all'epoca la pittura locale era ancora intrisa di impressionismo, no? E quindi era ancora legata a stilemi impressionistici. Timmel e Bolaffio invece guardano a quello che si sta facendo di nuovo in Europa. Timmel guarda Vienna, perché lui nasce a Vienna, tra l'altro, in giovanissima età giunge a Trieste, però poi si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Vienna e quando nel 1910 in Italia esplode il fenomeno Klimt, Timmel in qualche misura ne rimane affascinato e da lì inizierà una sua produzione che risentirà molto, soprattutto agli inizi, di questo nuovo linguaggio pittorico che si stava imponendo in Europa. Negli stessi anni invece Bolaffio guarda Parigi e guarda alla corrente dei Fauves. Ci guarda anche perché a Parigi nel 10 Bolaffio ritrova il suo amico Amedeo Modigliani. Entrambi questi due pittori, Bolaffio e Modigliani, furono allievi qualche anno prima di Giovanni Fattori a Firenze. Bolaffio va a Parigi, trova Modigliani in un periodo in cui, questo documentato, Modigliani esponeva nelle sale dei Fauves e quindi assieme a Matisse, a Dufy e agli altri. Ecco che a Parigi Bolaffio matura una nuova consapevolezza artistica e metterà a punto un linguaggio estremamente moderno. Se la pittura di Klimt nel secondo decennio del Novecento e poi anche nel terzo sarà in qualche modo apprezzata, forse perché Vienna è più vicina di Parigi, a Trieste e a Gorizia, meno quella di Bolaffio, che non veniva ben compresa, era troppo innovativa rispetto a quello che il pubblico si aspettava. Un critico dell'epoca che sosteneva Bolaffio non si nascondeva come Bolaffio fosse un osso duro per il grande pubblico, che ancora era ammaliato, lo dice lui, dalle pennellate gonfie e sonore. Bolaffio invece, in sintonia con quanto facevano i Fauves, matura certo una cromia accesa, sviluppa una cromia accesa, ma è una ricercata sintesi formale, non c'è chiaroscuro, non ci sono virtuosismi. Ecco allora le differenze, dal punto di vista stilistico le abbiamo indicato, ma anche dal punto di vista proprio pittorico, perché tanto è virtuoso, mirabolante Timmel, quanto invece essenziale Bolaffio. Perché la scelta di questo titolo, I fiori della desolazione fantastica?
Perché studiando le biografie dei due artisti, vediamo come entrambi soffrissero di un malessere esistenziale. Le loro vite sono state caratterizzate dall'incomprensione altrui, dinamiche sociali troppo vincolanti per questi artisti, la cui spiccata sensibilità non consentiva loro di inserirsi appieno all'interno del vivere sociale. E non è un caso forse che entrambi, in modi diversi, in tempi diversi, furono dichiarati incapaci di intendere e di volere. Questa loro visione, questa loro percezione anche angosciante della realtà circostante affiora nelle loro opere. In Timmel, come era Timmel, anche in maniera roboante, il dipinto Gli Anonimi è una visione apocalittica da fine del mondo, ma ci sono altri dipinti, insomma altre opere di Timmel che palesano proprio questo suo groviglio, questo suo travaglio interiore. In Bolaffi invece affiora più come desolazione, nei ritratti e in alcune vedute c'è questa... Ecco, Bolaffi non farà mai entrare l'angoscia nelle sue opere, nonostante fosse un pittore davvero attanagliato da pensieri più tetri, ci raccontano i suoi contemporanei. Però lui, Bolaffi, ecco, riuscì sempre a sciogliere questa angoscia in pittura in una visione al massimo desolante e desolata. Per quanto riguarda Timmel, abbiamo qui alle mie spalle un bel esempio di quella che è una visione desolata della realtà circostante. Un dipinto realizzato poco prima di entrare in manicomio, quindi nell'ultimo periodo della sua vita, ormai segnata in maniera irreparabile da queste sue complicazioni insondabili della natura umana avuta in sorte fin dalla nascita, come ci diceva Anita Pittoni. È un dipinto che, se noi lo guardiamo attentamente, possiamo vedere una parte sottostante che raffigura una comunità, un paese, una comunità quindi in cui la vita scorre semplice, in maniera armoniosa, il tutto però è vanificato dalla presenza di due ciminiere che emettono fumi, a dir poco nefasti, sopra questa comunità, no? E quindi ecco che quella che poteva essere una visione incantata e magica, che pur Timmel produrrà, perché sia Timmel che Bolaffi hanno anche momenti di gioia all'interno della loro produzione, però a ben vedere c'è questo fiore della desolazione che in qualche misura li accomuna.